Siamo con Maurizio Vaccaro, uno dei componenti, la squadra che oggi ci ha regalato un fantastico primo posto. Maurizio, cosa vuol dire vincere a casa? È una grande soddisfazione, dopo tanti sacrifici di tutti, finalmente siamo arrivati e farlo a casa è una grandissima soddisfazione, enorme. Possiamo dire che questa qua è un po' la vostra piazza di Siena? Sì, sì, è più che piazza di Siena. Perché qua abbiamo avuto il piacere di alzare tante bandiere nuove e anche quest'anno si è alzata un'altra bandiera nuova e ogni anno diventa sempre più bello perché ci sono più partecipanti. Adesso, programmi a breve termine? In questo momento ora cominciamo a prendere un po' di riposo, sia per me che per il cavallo. Anche perché dobbiamo dare pure spazio anche agli altri ragazzi, perché fortunatamente ci sono altri miei colleghi, chiamiamoli colleghi, che cominciamo a essere un bel numero. Dobbiamo cercare di girare, perché Ferdi, il nostro tecnico, è una persona abbastanza valida, che dà spazio a tutti per cercare di far vedere quello che riusciamo a fare e un aiuto principalmente. Un supporto per la squadra, per il team. Perfetto, allora Ferdi in un'intervista prima ha detto che stiamo camminando a gambe levate verso Tokyo. Tu che sì, ne dici? Sì, sì. Abbiamo buone speranze perché abbiamo fatto due gare che grazie ai componenti della squadra, ma principalmente Sara, siamo riusciti a portare a casa dei punteggi che sono molto importanti. Ora la new entry che è rientrata, ora new entry nel senso che è rientrata la nostra grande Francesca, che è stata per noi sia morale in tutti i sensi, ci ha dato una carica per dire ci siamo, vediamo di mettere in atto tutto e portare avanti i progetti. Quindi ci vediamo a Tokyo. Me lo auguro con tutto il cuore, grazie. Ok, a presto allora. Ciao Maurizio. Ciao a tutti. Ciao.